Mister, è finita, diciamo, molto male con la contestazione dei tifosi, una contestazione abbastanza pesante, anche se, insomma, direi abbastanza civile. Una sconfitta maturata al terzo minuto del primo tempo, terzo minuto, sono stati giocati altri 91 minuti e la Massese non è riuscita a segnare. La realtà è questa, purtroppo a parte le condizioni del campo, ovviamente erano secondo me una partita anche da poter sospendere per Anche secondo me. condizioni, anche per prima e secondo tempo l'ha detto l'arbitro che se in tre zone del campo la palla non rimbalza ci sono le condizioni, tutti i presupposti per poterla sospendere, però visto che ha dato 3 minuti alla fine si è capito subito l'andazzo dell'arbitro, però non deve essere un alibi l'arbitro, insomma. Problema che abbiamo subito un gollaccio ai primi 3 minuti, poi non si poteva giocare, abbiamo provato a fare qualcosa, ma non siamo riusciti a pareggiare la gara. Ecco, la realtà è questa qui. La Massese, soprattutto nel primo tempo, ha abusato dei lanci lunghi. È stata una scelta nella preparazione della partita? Oppure l'Albisola vi ha costretto ad usare questo strumento per cercare di superarli? No, se hai visto bene, all'inizio abbiamo provato a giocare, primi 10 minuti, però la palla si fermava, non scorreva, da una parte scivolava, da una parte si fermava, quindi non c'ero, continuava a piovere, quindi il terreno è sempre peggio e non c'erano le condizioni per giocare, quindi anche fra il primo e il secondo tempo ho consigliato ai ragazzi che avrei messo Joué di cercare più la palla lunga e giocare più sulle seconde palle come insomma, si fa dove non si può giocare al calcio. E il secondo tempo l'abbiamo tenuti lì, c'è stata qualche mezza mischia, mezza occasione, però c'è stato un salvataggio sulla linea gli ultimi minuti da parte del ragazzo dell'Albissola, quindi per niente, è così, dai, era una gara che è nata male, potevamo far meglio se la tenevi sull'equilibrio, purtroppo l'ennesimo angolo dove abbiamo un po', siamo stati un po' ingenui, pazienza, guardiamo avanti, guardiamo domenica. Nell'occasione dell'angolo, diciamo, il secondo angolo è figlio del primo e il primo angolo è figlio di un passaggio incomprensibile di Massoni direttamente in calcio d'angolo verso all'indietro, però non verso Barsottini, ma verso il fondo. È mancata un po' di concentrazione, forse. No, non è questione. Il problema è che quando la palla non ti scorre, magari te calci, si ferma o ti scivola un pelino più avanti, è difficile calciare la palla quando i terreni sono così. Eccolo. Sicuramente l'errore di Leonardo è stato un errore causato dal terreno di gioco. Purtroppo capita, però se il ragazzo sbaglia il retropassaggio non è che poi dobbiamo prendere gol su calcio d'angolo. Ecco, abbiamo ridormito 2 volte perché hanno tirato 2 angoli consecutivi e non siamo stati attenti. Attenti su queste 2 palle inattive. La Massese è stata pericolosa soltanto nel primo tempo su calcio d'angolo con Scalini sul secondo palo, su Torre non mi ricordo di chi, e nel secondo tempo con il colpo di testa di Gioia sempre su calcio d'angolo. C'è stata oggettivamente una incapacità di creare le azioni da rete. Sì, ma penso anche da parte loro, anche loro, penso Barzottini non abbia mai preso una palla su un tiro dell'avversario sulle mani, quindi anche perché era impossibile giocare, quando è impossibile giocare costruire del gioco delle palle gol resta sempre più difficile. L'unica possibilità era quella di giocare qualche palla lunga e accorciare sulle seconde palle, però di solito queste gare come si è visto oggi si sbloccano su palle inattive e nell'istante infatti anche noi abbiamo avuto solo su 2 palle inattive occasioni per poter pareggiare la gara. La classifica adesso è estremamente negativa. No, io non. È vero che magari c'hai 2 o 3 squadre avanti, però adesso la Massese ha anche 7 partite dove affronti Montecatini, Scandicci, Argentina, squadre in una zona retrocessione, quindi più abbordabile di questa, insomma, ecco, quindi dobbiamo guardare avanti, continuare a lavorare, risolvere questi problemini di disattenzione su palle inattive. Dove onestamente ci lavoriamo anche, però dopo sono anche periodi che a volte ti va meglio, a volte ti va meno bene, però io non la vedo positivo.
hai scelto di mettere dal primo minuto Brondi un po' a sorpresa. Brondi che mi sembra che dal punto di vista quantitativo si è espresso a un buonissimo livello. Giocatori che hanno fatto un po' meno invece, che ci si aspettava un po' di più, sono Spinosa, Lombardi e Benedetti. Sì, sono contento per lui perché la seconda gara che giocava dal primo minuto lo vedevo già da un pezzo che ha voglia di giocare, il ragazzo che soprattutto in questo campo ci poteva dare una mano, ce l'ha data, perché onestamente sotto il profilo del gioco l'Albissola, la partita abbiamo provato a fare sempre noi, anche con poca, abbiamo creato poche occasioni da gol, questo è vero, però sotto quell'aspetto l'abbiamo giocata molto bene, soprattutto a centrocampo, e sono contento per Filippo perché viene da 2 anni sfortunati, una catena di infortuni non gli hanno concesso di giocare con continuità, ha fatto un'ottima gara, sono contento. Ovviamente siamo mancati in quei 2 giocatori che tecnicamente sono più bravi a portare palla, a puntare gli avversari, che oggi il campo purtroppo non te lo concedeva, poi strutturalmente non sono dotati fisicamente, un pochino l'ha penalizzata insomma il campo quest'oggi. Grazie. Ok, prego.